Salve a tutti e bentornati nella rubrica di Monster Movie dedicata allo spillato mensile di Godzilla di Saldapress. Esattamente come nel precedente numero, anche in questo ci sposteremo nella storia alla ricerca di tracce del passaggio dei kaiju. Il primo twist inaspettato, ma molto apprezzato, arriva già nella seconda pagina del secondo capitolo. Siamo infatti catapultati nell'antica Grecia mitologica. Vediamo tutti gli dei dell'Olimpo discutere tra di loro sul fatto che gli umani non li venerino più come una volta, e che ora stanno per essere distrutti da qualcosa che neanche le divinità sono in grado di comprendere. Colui che sta portando distruzione è ovviamente Godzilla, il quale sembra intenzionato a scalare il Monte Olimpo per affrontare il re degli dei. Abbiamo inoltre uno splendido rimando che si ricollega alla storia precedente. Zeus, infatti, invoca l'aiuto dell'Idra di Lerna, completando la citazione a Ghidorah fatta con Yamata no Orochi nel numero precedente. Ci spostiamo infine nel 1348, in Inghilterra, durante l'epidemia di peste. Qui seguiamo le imprese di Gilder, mandato dal re Edoardo III ad uccidere un drago che, secondo il sovrano, è la vera causa della comparsa della Morte Nera in Inghilterra. E questo è il primo capitolo nel quale non vediamo traccia di Godzilla da nessuna parte. La vera protagonista, la kaiju che affronta il drago, che scopriamo essere Megaghyrus, è infatti Mothra, che viene introdotta dall'Elias con la classica canzone a lei dedicata. Due capitoli assolutamente splendidi che ci riportano finalmente ad attendere con impazienza il prossimo numero, il decimo, del fumetto dedicato al Re dei Mostri. Vi diamo quindi appuntamento al mese prossimo per gli ultimi due capitoli dedicati alla furia di Godzilla attraverso la storia dell'umanità.